Salve che stai per decine, sono io, nello speciale 10 anni di Minecraft e oggi proviamo la loro beta 1.8.1 e no, non è la beta della 1.8, bensì è una beta prima dell'uscita della versione 1.0, infatti non è possibile neanche mettersi in terza persona. Bene, cominciamo tutto. Ora dovremmo cercare un po' il cibo. E il nostro obiettivo è arrivare ai diamanti. Ora ovviamente mi devo rompere le balle a prendere altro legno. Ragazzi, purtroppo in questa versione non esistono neanche i villager. E poi esiste anche il fatto che non puoi trasportare la roba con i numeri con esempio, se sto tenendo premuto tasto destro e poi non mi funziona. Bene, ora possiamo prendere un po'. Ah, non c'è della sabbinare, vado a vedere se sto prendendo un po' di pietra per la fornace. Allora, perché non craftarsela? Quanto sono abituato a quei numeri, poi a trascinare per mettere la cobblestone. Bene, ora dobbiamo cercare del carbone e del ferro, supponendo che non siano state in versioni più avanzate, come i diamanti. Carbone, eccolo. Non c'era quasi niente. Andiamo già a fare una torcia. Purtroppo non conosco quasi niente di questa persona. Ah, ecco quanto carbone si c'è. Sì, è inutile. Ok. E quanto è brutto che non è possibile trascinare. Così. Ok. Sbagliato. Ok, e ora ci dobbiamo riprendere la crafting table. Ora dobbiamo cercarci del ferro, però possibilmente senza morire, che un'armatura la vorrei. Eccolo lì, subito trovato. Ora mi devo solo fare un picco di ferro, però dovrei un attimo illuminare, quindi c'è un picco in pietra, volevo dire. Ok, quindi il nostro obiettivo oggi è di trovare diamanti, ovviamente però ci servirà almeno un piccolo di ferro. Poi raga, vorrei capire, saranno delle capacità, se pacifica, ok, ecco, sembrava strano, non l'ho proprio modificata. Ok, ci serve. Da notare anche la grafica di Minecraft quanto è brutta. Mettiamo un po' di legno. E ora dobbiamo aspettare che si cuoce. Nel frattempo devo andare da altre parti a vedere. Ah, ma questa è la ghiaia. Questa è la selce. E tu questa me la chiami ghiaia? Serio? Altro ferro, meno male. Almeno mi consola da questa che chiamano ghiaia. Dovremmo vedere anche la lava come è fatta, secondo me è fatta come Minecraft Pocket Edition. Ecco il creeper. Mamma mia, quanto sono brutte le lift. Ok. Abbiamo trovato il nostro primo mob che è stato ucciso facilmente. A quanto pare sembrano più meno aggressivi i creeper, ma secondo me anche tutti i mob, ecco, anche gli scheletri che hanno una mira più schifosa. Ecco, l'ho visto nel programma. Però una volta che ti frecciano, cioè perdi il controllo, ti confonde. Ecco, appunto, poi non si vede niente, almeno in 1.8 fanno vedere un po' di luminosità. Quanto fa la spada di gamba? Non è possibile vedere neanche questo, serio? No, perfetto. Non c'è la net tag, non c'è per vedere la spada quanto è consumata, quanto fa di danno. Ragazzi, la versione non la proverò mai più. Ora devo orientarmi di nuovo per trovare la fornace, perché qui non esiste neanche, cioè, esiste la chat, però non me la fa usare.
Quindi non esiste il comando Game Mode 1 e la Game Mode 3 esiste, vabbè, da 1.8, quindi. Mastrofero, si è cotto? Ok, si è cotto. Facciamo la nostra corazza di acciaio. Io la chiamo d'acciaio, non di ferro. Ok, anche se non si vede dove mettere l'armatura. Qui dovremmo cuocere altro ferro tecnicamente. Infatti ho alzato pure il legno. Mettiamo un altro po' e dobbiamo aspettare altro ferro che si cuoce. Ragazzi, per forse informazione, questa sorta di conta chilometri in altro senso sarebbe un conto FPS. O meglio, mi fai vedere quanto FPS fa. Bene, altro set di ferro e quindi cattiamoci una bella gabbia. Ah, giusto, non la posso inserire tramite tanto destro. Quindi non esistono neanche le scorciatoie tecnicamente. Abbiamo altre quattro di ferro degli spinali. Ovviamente mi sto scordando delle armi, ma ci servirà altro ferro sia per l'elmo che per una spada decente, che quella posso raccogliere anche se non la faccio in pietra. Giusto, nel senso, le scorciatoie mi devo abituare a questa cosa. Ok, e adesso abbiamo la nostra spaduzza in pietra. Altro ferro, vado per scavare tutto con il legno. Basta anche per la spada? No? Ah, sono sotto un altro. Ok, potrebbe bastare anche per il piccone. Prendiamone altro. Ok, tecnicamente ci dovrebbe bastare. Ok, altro ferro da solo, non lo raggiungerò mai. Bene, per il ferro non è che ce ne serve così tanto, non è che ci serve proprio tutto. Servirebbero 5 per l'elmo, serve il piccone e 2 per la spada. Quindi sono 10. Ho solo 5 di legno, quindi dovrei prendere qualcos'altro. Come questo carbone. Ecco, come se stessi giocando una vanilla normale, solo che ci sono proprio molti meno mob, non esistono Enderman. E si è effettuato qualche cambiamento, ma comunque non è che proprio cambia così tanto. Comunque si chiama Beta, anche la grafica della ghiaia. Sono 4 pixel. È proprio uguale alla terra. Ed eccoci full ferro. Risalendo in superficie e vedendo tutto quanto, mi accorgo che queste inutili pecore non hanno cibo. Siccome sono abituato a giocare in 1.8 che non hanno cibo purtroppo, quindi dovrei cercarmi altre prede. Tipo quel maiale. Ragazzi, anche il maiale non droppano niente, cioè, uccido. Perché il maiale non mi ha droppato niente. Il pollo me lo dà qualcosa. Ah, giusto, però c'è il grano del villaggio. Sono caduto. E un creeper mi è esploso. Ormai non mi accorgo mai di niente. Ok, ci siamo procurati un po' di cibo, ma un piccone inferno no. Se ci faccio caso anche l'acqua ha una grafica leggermente diversa. Altra differenza tra la beta e la versione urbana, facciamo da contare come blocco intero. Quindi per oltrepassarlo devo proprio passarci attorno, come se volessi passare in un blocco di pietra. Ecco uno scintillante piccone metallico. Adesso il nostro obiettivo è trovare il diamante. Quanto rompe lento però. Raga, gli Enderman quando sono stati aggiunti. Non mi ricordo che stavano nella beta di Minecraft. Quanto. Oh, Enderpearl! Al primo colpo! Wow, sono così scarsi gli Enderman! Cioè, durano due colpi di spada di ferro! Mi ricordo che duravano di più. Inoltre, a quanto pare, non hanno niente da trasporto. Che siamo? 26 troppo alta. Devo cercarmi qualche scorciatoia. Eccola lì! La lava! Sì, la grafica è quella proprio di Minecraft Pocket Edition. Guardate. Scrivetemi nei commenti se preferite questa lava oppure
alla nuova di Minecraft. Ma comunque ci scambiamo davanti Lapis, che in questa versione non serve proprio a nulla. Facciamo un po' meno, quindi. Ok. Andiamo nei dintorni. Oh, il lapis lo raccolgo perché mi va. 4. Ok. I diamanti li abbiamo trovati, abbiamo finito questa sfida. Quanti diamanti? Ecco, la solita cosa, quando trovi i diamanti devi finire qua dentro. Proprio per morire, ma i diamanti li abbiamo trovati. E per me questo è l'importante, perché la sfida era questa. Bene ragazzi, spero che sia piaciuto questo video, se vi piace lasciate un like, iscrivetevi al canale. Andate sul mio sito, lo posso scrivere in chat purtroppo, quadrifrancica.altrevista.org. Possibile anche per accorciamentorebrand.com/ab35 sito. Iscrivetevi al canale e abbiate piacere di vedere tutto. Ciao ragazzi, non proverò mai più questa versione.